Gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando di Leo, dove è appena terminata la gara tra Udas e Alius San Severo, al termine della quale è arrivata la prima sconfitta stagionale per l'Udas, 76-84. Siamo in compagnia del coach dell'Udas, Matteo Totaro. Coach, è arrivata questa prima sconfitta stagionale, che effetto le fa dopo 16 vittorie consecutive? Beh, è arrivato in un momento un po' topico, perché noi è da un mese che stiamo soffrendo con la mancanza di alcuni giocatori. Noi siamo una squadra di 8-9 persone, solo che abbiamo Bruno De Fazio che stasera ha messo ancora piedi in campo, e da Risi che, voglio dire, Vincenzo che sta un po' al 50%. Però abbiamo perso contro una squadra che secondo me a oggi, come è rinforzata, non ha nulla inferiore a noi, allo Struni, a tante altre squadre. Forse, anzi, in questo momento penso che sia la squadra più forte sulla carta. Questo è. Sì, infatti già si sapeva dalla vigilia che sarebbe stata una gara difficile. Ecco, dove finiscono i demeriti, dove iniziano i demeriti dell'Udas e dove iniziano i meriti della San Severo? Beh, San Severo ha creduto dall'inizio alla fine, è venuta qui per vincere la partita e l'ha vinta, giocando onestamente, facendo, non sbagliando pochissimo. E noi, i nostri demeriti sono che dopo 16 partite io posso capire che ci sta un momento di calo. In questo momento stiamo in calo, per fortuna che adesso abbiamo due partite abbastanza abbordabili per recuperare un po' fisicamente e mentalmente, e gli infortuni, perché noi alla fine, voglio dire, torniamo a essere una squadra come l'anno scorso. Se giochi con 6 persone non è che puoi tirare la carretta avanti così, dobbiamo recuperare tutte le persone e giocarci alla fine. Poi vedremo dove siamo arrivati e troveremo un altro inizio di campionato, tutto qua. Ha cambiato spesso la difesa, però i due lunghi di San Severo più McCaffrey vi hanno messo costantemente in difficoltà. E abbiamo subito molto, cioè quando giocavamo uno contro uno, c'è, cioè, il ragazzo 11, quello che hanno preso adesso, non so se siamo filippini, mi ha impressionato molto, un lungo, perché questa categoria ha dei movimenti spalla a canestro che ci ha fatto male stasera. Poi ripeto, adesso non c'è più lo Struni, l'Udas, ma secondo il mio modesto punto di vista, il San Severo è una delle squadre, è la squadra più forte sulla carta. Quindi è inutile che ci giriamo tutti intorno, noi ce la possiamo giocare, sì, forse stasera con percentuali diverse, però ti ripeto, la partita si gioca su 40 minuti, loro hanno meritato. E ritorno a rimarcare che se la squadra del San Severo rimane così, è la più forte in questo momento. Ok, grazie coach, in bocca al lupo per il resto della stagione. Siamo con il coach della Alius San Severo, Nicola Spanizza. Coach, complimenti per questa vittoria, siete la prima squadra che ha battuto l'Udas, ecco, che effetto le fa? Certo, questo è sicuramente un passo importante per dare solidità, se si dice così, al grande lavoro che stanno facendo questi ragazzi. Cioè, questo è soltanto un'affermazione di che il lavoro paga, di che il 31 dicembre mattina allenarsi paga, di che il primo pomeriggio allenarsi paga, e continuare a fare come stiamo facendo adesso ancora meglio, no? Con questi due rinforzi oggi una vittoria importantissima su un campo difficile, sicuramente la nuova Alius dirà la sua nel campionato. Sì, sappiamo tutto che comunque è un campionato molto lungo, e la cosa più importante sicuramente è riuscire a tenere il meglio in forma possibile, penso io, la squadra verso marzo, quando siamo in punti cruciali verso i playoff. Ovviamente che insieme a questo non possiamo mai perdere gli obiettivi settimana per settimana, e così penso che per adesso stiamo riuscendo a raggiungere un equilibrio che abbiamo fatto magari un po' più fatica di quanto ci aspettavamo all'inizio dell'anno. Speriamo di continuare così. Sicuramente adesso, settimana prossima, perdiamo a McCaffrey deve tornare a casa, e questo sarà un'altra cosa che ci darà un passettino indietro, però anche deve servire di motivazione ai ragazzi, per ognuno di noi cercare di dare qualcosina in più e poter mantenere questo equilibrio raggiunto, no? Il coach dell'Udas, Matteo Totaro, ha appena affermato che il San Severo può essere una delle squadre più forti del campionato, se non la più forte. Ecco, con questi due nuovi acquisti vi sentite la squadra più forte o la squadra da battere? No, noi ci sentiamo di lavorare con tanta umiltà. La prima cosa che ho detto ai ragazzi, sinceramente ieri, ho detto noi... Adesso ho detto scherzando, ho detto noi non abbiamo niente a perdere, no? E tutti mi hanno accennato con la testa, e io allo stesso tempo le ho detto cavolate,
perché noi abbiamo l'obbligo di andare a vincere, perché sappiamo bene chi siamo, stiamo dando solidità ai nostri punti forti, stiamo nascondendo meglio i nostri punti deboli, dobbiamo cercare di dire la nostra. Dopo come esce, esce, però essere, prendere coscienza della forza che si ha sicuramente è molto importante. Dopo la squadra a battere o no, per me la squadra favorita è Ostuni, per me o loro, che hanno sempre un tasso in più. Dopo, perché playoff, io l'ho sentito parecchie volte a coach Totaro, è un altro campionato, playoff è veramente un altro campionato, e dalla prima all'ottava non si sa mai cosa può succedere. Allora, per quello dicevo prima, la performance per marzo è fondamentale. Ritornando alla gara di oggi, oggi una chiave di lettura importante sarà stata sicuramente per la vittoria, la difesa forte, solida di San Severo, poi le ripartenze con McCaffrey e la presenza nel pitturato di Bielic e Filippini. Sì, certo, noi penso che ogni squadra che ambisce a fare bene deve partire dalla difesa. Cioè, ci saranno state veramente poche squadre nella storia del basket a vincere il campionato essendo miglior attacco e non miglior difesa. Penso che miglior attacco contro miglior difesa ha sempre vinto miglior difesa in generale, diciamo, statisticamente, diciamo. E noi non abbiamo la presunzione di dire che siamo bravi attaccanti e non bravi difensori. Siamo umili, dobbiamo cercare con umiltà di diventare la miglior difesa e da lì possiamo dire la nostra. Dopo aver battuto l'Udas, quanto sarà difficile mantenere sempre alta la concentrazione, soprattutto in vista della gara contro Barletta della prossima settimana? No, guarda, certamente magari l'andata, la partenza di Cameron arriva nel momento giusto, perché ci è venuto a dare una enorme mano per la vittoria e ci dà una coscienza di che adesso senza lui dobbiamo essere più uniti che mai, più concentrati che mai, perché non possiamo mai sottovalutare l'avversario. Allora penso che lì possiamo sempre cercare a livello mentale di tenere alta la concentrazione, continuare a impegnarsi come si stanno impegnando e dire la nostra ogni fine settimana. Ok, grazie coach, ancora grazie, complimenti. Grazie. Siamo con Francesco D'Arrisi dell'Udas, della Castellano Udas. Francesco, è arrivata questa prima sconfitta contro San Severo, qual era l'umore dello spogliatoio dopo le 16 vittorie, arriva questa prima sconfitta? Vabbè, naturalmente quando si perde nessuno è contento, sappiamo tutti che non si può vincere sempre, dobbiamo soltanto ritrovare un po' la concentrazione, la condizione fisica e non è successo niente. Capita, nel basket si vince e si perde, noi abbiamo vinto 16 partite consecutive, abbiamo perso oggi contro una squadra molto buona, a me è piaciuto come hanno giocato anche difensivamente, hanno alcuni elementi che possono fare la differenza in questo campionato, quindi non c'è niente di grave a mio parere. Poi se qualcuno crede che abbiamo già perso il campionato, non lo so, non so cosa risponderne. Sin dalla vigilia si sapeva che sarebbe stata una partita difficile, ma dal campo vi aspettavate un Alius San Severo così forte? Sì, noi sapevamo gli elementi nuovi quali erano e tutti ce ne avevano parlato molto bene, nel senso che erano molto forti, quindi sapevamo a cosa andavamo incontro. Abbiamo anche preparato durante la settimana, ci sono state naturalmente alcuni allenamenti dove si perde la concentrazione, ma sono cose che capitano, non è che si è voluto fare apposta, insomma, a perdere la partita, quindi andiamo avanti tranquillamente, martedì si ricomincia da capo. Oggi forse in difesa avete concesso un po' troppo, mentre in attacco avete sbagliato un po' troppo, avete forse dato la mira sempre sui tiri da fuori, forse sbagliando. Sì, vabbè, alla fine oggi Donatas ha sbagliato un po' di tiri da fuori, ma lui deve tirare, il tiro ce l'ha, quindi non è che ha preso delle conclusioni che lui non ha. Si deve fare quando non è giornata, domenica prossima andrà meglio e quell'altra ancora meglio. Importante ritrovare un po' la condizione fisica, un po' la condizione mentale, tutto qui. Quanto saranno importanti per chiudere i due punti in palio contro il fanalino di coda a Brindisi domenica prossima? Beh, tutte le partite sono importanti, naturalmente il Brindisi sappiamo che non è una squadra molto dotata tecnicamente, però dobbiamo andare comunque con la concentrazione alta, visto che oggi eravamo un po' deconcentrati all'inizio e alla fine si è visto che non eravamo, diciamo, con la testa sulla partita dall'inizio. Andiamo tranquilli, facciamo buon allenamento questa settimana, andiamo a giocare domenica anche quell'altra in vista poi di Ostuni e dell'Olimpica, che sono le partite, insomma, più difficili in questo periodo.
visto che comunque giochiamo col Brindisi, poi se non sbaglio con Lecce, adesso non ricordo neanche il calendario, però so che queste due partite non dovrebbero essere così ostiche. Ok, grazie Francesco, in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo con Giacomo Filippini della Lius San Severo. Giacomo, sei appena arrivato qui a San Severo, che effetto fa battere i primi della classe? Raccontaci un po' l'umore dello spogliatoio. Beh, l'umore è sicuramente buono, anche perché è una partita molto sentita, sia da me perché non giocavo da tanto tempo e non vedevo l'ora di tornare a giocare, soprattutto dai miei compagni che avevano perso in maniera un po' ambigua all'andata. Oggi hai fatto sicuramente del tuo, hai fatto tanti punti nel pitturato che sono stati comunque decisivi per battere una squadra che finora non aveva mai perso. Sì, alla fine è il mio lavoro, quindi ci sta. Sì, sì. Vi sentite un attimo la squadra adesso più forte con questi due nuovi acquisti? San Severo può ambire davvero al salto di categoria? Siamo sicuramente la squadra più competitiva dopo quella che mi ha appena battuto, per Cirignola. Sì, io direi che possiamo tranquillamente puntare alla serie di categoria. La prossima incontrerete Barletta, sarà un'altra gara difficile. Quanto contano quei due punti dopo aver i facili entusiasmi per aver battuto l'Udas? Contano tantissimo, perché l'idea è non perderne più nessuno fino alla fine. Okay, grazie Giacomo, complimenti, in bocca al lupo. Grazie.